Viviamo, come tutti i comuni d'Italia, una situazione finanziaria difficile. Peraltro non si conoscono nemmeno i termini, le leggi precise, le norme con le quali i comuni devono scrivere il bilancio di previsione per l'anno 2012, tant'è vero che anche quest'anno il termine di legge è stato prorogato, ora fino al 30 giugno, ma non è da escludere che sopraggiungano addirittura altre proroghe. I comuni non sanno oggi come scrivere il loro bilancio di previsione. Noi abbiamo preparato una bozza di bilancio che ancora non può essere sottoposta all'esame delle commissioni consiliari, all'esame del Consiglio Comunale, anche perché appunto attendiamo dal governo centrale le indicazioni decisive su alcune questioni, per esempio sull'IMU innanzitutto, per esempio sull'IMU. E poi dobbiamo fare i conti anche con la diminuzione dei trasferimenti dallo Stato al Comune. Ci hanno comunicato dal Ministero che nel 2012 il Comune di Nardò avrà rispetto al 2011 2 milioni di euro in meno. Non sarà facile fare fronte a tutte le esigenze dei cittadini. E poi bisogna anche tenere conto dei vincoli del patto di stabilità. Patto di stabilità che è stato rispettato, seppure a fatica, nell'anno 2011 e che ovviamente dobbiamo rispettare anche nell'anno 2012. Vedo che sorgono delle polemiche sul patto, qualcuno addirittura mi ha accusato di essere un mago della finanza degli enti locali. Assolutamente no, non sono un mago, sono un sindaco che, come deve fare qualunque sindaco, si applica per fare in modo che possa derivare un beneficio alla propria comunità. Se il comune di Nardò avesse sforato nell'anno 2011 il patto di stabilità, avremmo perso altri 800.000 euro di trasferimenti per il 2012. Da qui l'impegno a fare di tutto per non sforare il patto, tagliando un sacco di spese e anche assumendo alcune determinate decisioni in materia di contabilità e in materia di finanze. Si è fatto per questo, per dare alla nostra città 800.000 euro in più. Mi sorprende la superficialità di una parte dell'opposizione e anche da parte dei revisori dei conti nel non considerare questi elementi. Chi ha a che fare con il comune, chi ha a che fare con la città, chi amministra o chi ricopre ruoli di responsabilità anche stando all'opposizione, deve tenere innanzitutto a mente gli interessi della città. Rispettare il patto di stabilità voleva dire questo, tenere in primo luogo a mente gli interessi della città. Io ritengo che i revisori dei conti, che hanno invece considerato e sforato il patto, non abbiano correttamente osservato e interpretato le norme. Le stesse norme, le stesse interpretazioni daremo anche nell'anno 2012. Voglio sottolineare una cosa con riferimento alla situazione finanziaria del Comune. In campagna elettorale si diceva: tanto, poco importa chi sarà a vincere, il comune di Nardò è vicino al dissesto. Si diceva, il sindaco che sarà eletto non dovrà fare altro che accompagnare allo sfascio la città, non dovrà fare altro che registrare il dissesto assoluto del comune, perché un comune super indebitato nessuno riuscirà a metterci le mani. Questo si diceva. Si parlava di milioni e milioni di debiti che non avrebbero consentito a nessuno di governare. Invece abbiamo fatto, in pochissime settimane, una ricognizione precisa. Oggi precisa al 95%, tra qualche mese sarà precisa al 100% di tutti i debiti. Una ricognizione dalla quale è emerso che i debiti fuori bilancio del nostro comune sono 4 milioni di euro. Abbiamo risparmiato sulle spese correnti del 2011, stiamo risparmiando sulle spese del 2012, risparmieremo su quelle del 2013 e nel giro di 3 anni tutti i debiti fuori bilancio, almeno il 90% dei debiti fuori bilancio, saranno pagati. E quindi abbiamo un comune con il bilancio in ordine, con i vincoli del patto di stabilità rispettati e che può programmare, seppure con le ristrettezze di questo difficile momento, un futuro tranquillo per fare fronte alle esigenze dei cittadini, a cominciare anche dalle esigenze che riguardano il decoro urbano, che riguardano il verde pubblico. Nonostante questo quadro, la Giunta Comunale ha deliberato alcuni giorni addietro lo stanziamento di 560.000 euro l'anno per 5 anni,
per la manutenzione di strade, dei marciapiedi, del patrimonio immobiliare pubblico, e tra qualche giorno partirà anche l'attività di rimonda degli alberi, che partirà gradualmente perché per molti degli alberi della nostra città bisogna attendere l'autunno per evitare danni alle piante stesse. Sono stati stanziati 30.000 euro, l'attività parte tra alcuni giorni nei quartieri della città che più ne hanno bisogno. Come si vede, stiamo cercando di mettere in campo un modo di amministrare che consenta ai cittadini di avere fiducia nell'amministrazione che hanno eletto 10 mesi fa.